Buonasera cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere il vostro like, oltre 1000 e 2000 ai miei video, e stasera ne ce ne saranno tanti, perché sono belle notizie, c'è un giocatore vicinissimo, bello, e attenzione, non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10. Questa sera il Q&A. Qui c'è anche un passerotto che vuole ascoltare, adesso ti do delle belle notizie. Mettete sempre, ripeto, non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10. Attenzione, Giallo Musa, che cosa succede? Mi avevano sempre detto, attenzione, ve l'ho anche detto a voi, lo dico anche a voi, noi non andiamo oltre le 18. Qualche collega oggi ha detto, il Milan non voleva andare oltre 18, ma per chiudere per Musa al Valencia porta a 20 la sua cifra. Questo mi è stato smentito e mi hanno detto, noi, come ti ho detto Carlo, non ci muoviamo dai 18 e non ci muoveremo, ma ti ho detto, se gli agenti o gli intermediari fanno sì che il Valencia possa accettare e si convinca della nostra cifra 18, per noi l'operazione si fa dopo mezz'ora. Cosa è successo nelle ultime ore? Oggi vi avevo detto che c'era il giallo, vi ho dato questa versione e la versione spagnola che diceva che il Valencia si fosse avvicinato al Milan, avesse accettato le offerte del Milan e che la cosa si poteva fare nel weekend. Vi confermo che domani e dopodomani non ci sono previste visite mediche, quindi non arriverà, penso, fra un'ora o poche ore, ma mi hanno confermato di non essere andati oltre le 18 milioni, ma che il Valencia, grazie probabilmente all'intervento dello stesso giocatore che non si allena più, è lì che aspetta il Milan, aveva anche forse un piccolo problema, a dire il vero, ma leggero, e grazie all'intervento degli agenti degli intermediari, sembra che ormai siamo vicinissimi all'ottavo, per questo il titolo è vicinissimo. Prima non ve l'ho detto perché non avevo notizie, quando ho notizie ve le dico, se devo leggere i colleghi o altri siti li leggo e riferisco, ma poi vado a chiedere io, e quando vi dico io è perché poi, non perché mi vanta, è perché uso lavorare così. Quando ho la certezza non vado a sparare e magari arrivo ultimo, ma questo ultimo è un ultimo sicuro. Quindi, e non mi interessa arrivare primo incerto. Quindi, per quello che riguarda Musa, potrebbe essere lui l'ottavo giocatore di questa campagna. Musa, tutti, anche oggi mi ha scritto un mio amico. Sì, Benino contro la Juventus, ma ci manca il regista. Tutti, ci manca il regista, ci manca il regista, ci manca il regista, in attesa del ritorno di Bennacer. Oggi il regista, secondo Stefano Pioli, è Krunic. Ci piace, vi piace? Non so, ha dei pregi ma ha dei difetti. Il regista che vogliamo, come la pensiamo noi, non è certamente Krunic. E quindi c'è qualche borbottio. Arriva Musa. Musa sarà il sesto centrocampista, li ripeto, Krunic, Reinders, Loftus-Cheek, Pobega, Bennacer quando arriva e il buon Musa. Non metto in questi Adli, anche se io ritengo che Adli in quella posizione possa essere una pedina da tenere in considerazione, ma dato che non sono io l'allenatore del Milan, ma è Stefano Pioli e non la pensa come me probabilmente, andrà forse via in prestito, ma ero incerto se mettere vicinissimo o un altro titolo. Tante notizie, tutte belle, ce ne sono altre due belle. La prima riguarda Messias, secondo il collega Gianluca Di Marzio, che cito volentieri, visto la caratura, sembra che il Besiktas, dopo aver preso, perché la notizia della giornata è il discorso relativo a Rebic che va, lo aspetta The Fanatic, la quotidiano, il sito turco, lo aspettano già con grande emozione in Turchia. Ebbene, il Besiktas avrebbe chiesto anche Messias. Secondo il Milan l'offerta è ancora un po' bassa, però
secondo il collega Di Marzio, potrebbe esserci quest'altra opportunità importante per poi magari sviluppare altre piste. Quindi anche Messias potrebbe andare in Turchia insieme a Rebic e fare Rebic-Messias come tante volte hanno giocato in Italia, nel Milan. Ma c'è un'altra notizia. Alejo Velić, giocatore del 2003, qualcuno dice sarà il prossimo centravanti della nazionale argentina, clausola rescissoria 15. Il Milan non ha ancora mandato un'offerta. L'unica offerta, vi garantisco, è quella del Torino. Ha offerto 6 milioni di euro, ritenuta bassa dai dirigenti del Rosario Central. Un collega che parla con i dirigenti e il presidente del Rosario Central hanno confermato questa indiscrezione. Il fatto che il club abbia ricevuto i 6 milioni dal Torino ritenuti bassi. Il Milan non ha ancora mandato un'offerta, ma ci stanno pensando, perché Lorenzo Colombo è stato richiesto insistentemente dal Cagliari. Il giocatore vuole andare a giocare, non vuole fare il terzo dietro Okafor e Giroud, legittimamente ha anche ragione. Il Milan ci sta seriamente pensando di mandarlo in prestito a Cagliari per affinarlo un altro anno e averlo eventualmente pronto come terzo attaccante giovane il prossimo anno. Magari non ci sarà, speriamo di sì, ma non ci sarà più Giroud. Vediamo Okafor se merita la conferma da centravanti, in altri ruoli è molto bravo. Con i due giovani Colombo e Velić sarebbe un Milan molto interessante, ma non andiamo così lontano. Diciamo che per quello che riguarda Velić non c'è nulla, nessuna offerta, ma la notizia di oggi è che il Milan ci sta seriamente pensando. Clausola rescissoria 15, vorrebbero portarlo via magari a un po' meno. Quindi per un giocatore che viene ritenuto veramente uno dei giocatori più interessanti dei sudamericani, ecco che il Milan oggi non niente, ma ci sta pensando seriamente. Questa è l'altra notizia. Andiamo rapidamente, perché poi giustamente mi mandate le domande, poi non vi rispondo, avete ragione anche voi. Stanislao 50, cosa ne pensi del fatto che negli ultimi due anni, amichevole compresi, abbiamo subito 3 gol per partita? Non so la statistica, non la vado a esaminare, ma se me lo dice Stanislao ci credo. È interessante capire il motivo, ma soprattutto anche su calcio piazzato, anche gol casuali, ma non deve esserci, ma basta prendere così tanti gol. Matte Nicolai, ciao Carlo, speriamo una lancia a favore del capitano Spezzo, una lancia a favore del capitano Calabria, sempre bistrattato ma fondamentale. È vero, ha poca critica in generale anche nei tifosi, già pensano di compriamo un altro 2, non gioca sempre come Kvaratskhelia, però peccato quell'infortunio, ma io con Calabria di dietro grandi problemi non ne ho mai. Ecco, sono gli infortuni che preoccupano, ce ne sono stati un po' troppi recentemente. Pippo Polo, perché non fai un video? Lorenzo Olgiati, un cavallo per domani sera a Varese? Dovevo prepararmi prima, chiedo scusa. Colombo resta, Ricky? Non credo. Tommy Martinelli, non è un buon inizio, 2 pareti e 2 sconfitte? Va bene, ma speriamo, cioè... Speriamo che sia un caso, ma il Milan ha giocato bene tutte e due le partite. 2 sconfitte di che cosa? Pareggiato con la Juventus. Mitia, ciao grande Carlo, secondo me questo è il Milan più forte degli ultimi 10 anni, 2003. Dopo il 2013 penso proprio di sì. Però il Milan che ha vinto il campionato aveva il più grande fuoriclasse, il gioco. Quindi non guardiamo solo i singoli. Con l'infortunio di Calabria, mi chiede lì a Ciavattini, si potrebbe riaprire la pista Fresneda? 20 milioni per un terzino non li spendono. Gio Bampi, con Musa a che punto siamo? Ve l'ho appena detto. Teo Ballo, buonasera Carlo, a costo di una minusvalenza cederei CDK. Bisogna vedere appunto quanto sarebbe la minusvalenza. MR89, pessima copertura a centrocampo che al posto di Krunic oltre a Musa, e l'avevo detto che questo è un problema, anche perché Krunic serve per aiutare il centrocampo e poi scopriamo che
e poi scopriamo che il centrocampo non filtra, e allora è un ossimoro. Se dobbiamo avere Krunic per filtrare e poi non filtra, c'è qualcosa che non va. Giuseppe Mandata: ciao Carlo, ad oggi Bennacer non è stato sostituito, anche Reinders e Mezzala, ci vuole un play. E vi ho detto che questo è l'argomento caro a tutti i tifosi. Vediamo adesso la prossima schermata, se arriva, cari amici. Qui invece non arriva veramente niente. Vediamo questa schermata se siamo più fortunati. Ecco, e mi sembra che questi qua sia proprio il tema del giocatore. Eccolo qua, vediamo. Altra schermata. Abbiamo Bertino. Joninho, lo vedresti al Milan? No, sinceramente non lo conosco molto. Quando vi dico che non lo conosco, non lo conosco. Mario Di Nicola: se vendiamo Righi e Rebic e che ti chiede il Paris Saint-Germain, come lo vedi? Io preferisco prendere il giocatore argentino, tra lui e Rekitike. Preferisco quello del Rosario Centrale, giovane per giovane. Lele 10: dietro siamo messi male, Kier finito, Kalulu e Cho altanelanti, serve un difensore. Questo è un pensiero. Kalulu e Cho non devono essere altanelanti. Kier sta effettuando una preparazione personalizzata perché ritengono che debba tornare in condizione. Marta Filippini: ma il Milan non potrebbe usare Origi per scambiare con Scamacca? Ci hanno provato senza successo, ma se abbiamo Okafor e mi arriva l'argentino, va bene così. Vediamo. Tommy Parra: centrale ideale per dare il cambio ai titolari? Ci piaceva questo Facundo Gonzales, ma l'ha preso la Juventus. Andiamo. Nei calci piazzare, ti dice Giuse MT, bisogna migliorare molto. In effetti abbiamo preso due gol proprio su calcio piazzato. Speriamo che sia stato un caso. Tiziano Secci: a me sembra un Milan molto qualitativo e offensivo, come quello di Sacchi. Però Pioli ha vinto sempre con un Milan non offensivo ma equilibrato. Amedeo: Maffi e Thuram possono essere nomi interessanti, e che Fren Thuram interessanti per il Milan? Ormai il mercato siamo alla fine. Con Musa, eventualmente l'argentino, eventualmente un giovane, penso che chiudiamo. Non credo che vadano, a meno che ci siano delle opportunità sulla fascia destra, andranno sulla fascia sinistra in difesa quando andrà via Balloturé, però ci siamo. Grandi colpi non ne faranno più, ma mi sembra che Velić sarebbe un grande colpo. Vediamo se ne vede ancora un altro. No, direi che Antonio Chiantera, torno su un vecchio argomento, vorrei dei nuovi preparatori, troppi infortuni. Ecco, speriamo che questi due infortuni non siano il prodromo di una stagione tribolata, e perché altrimenti dobbiamo sempre pensare male. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.